Sarà la nostra serata, quindi non mi resta altro che augurare una buona serata e passo la parola a Stefano. Bene, innanzitutto grazie per la partecipazione. Si comincia così, formandosi su pratiche innovative e poi portandole avanti, che è un po' quello che è successo a me come esperienza, perché durante il mio periodo di studio ho conosciuto il bilancio partecipativo, mi sono innamorato proprio follemente di questa pratica che vedrete appunto nata in Brasile 25-27 anni fa e ho deciso di portarla avanti, quindi ne ho fatto un'attività professionale per cui ho iniziato con un piccolo comune a Canegrado e poi ho avuto l'opportunità di farlo in altri comuni, in province, l'ultimo appunto il comune di Monza e poi grazie anche a questi vicini di qui stiamo continuando dentro l'università da 3 anni con la serie di ricerca. Il titolo di questa serata è Bilancio partecipativo nell'era digitale, perché io e la professoressa abbiamo il dipartimento di informatica. Siamo una Fiorella. Fiorella, sì. Io e Fiorella abbiamo il dipartimento di informatica, e perché appunto il politologo si è trasferito nel dipartimento di informatica? Perché il digitale è diventato ormai, spiegherà bene Fiorella, è diventato ormai essenziale, quasi ormai come leggere e scrivere. Andare su internet e sapere andare su internet e avere accesso all'internet, quindi un'alfabetizzazione informatica, per cui sono indissolubili e soprattutto perché sono convinto che il bilancio partecipativo, lo vedremo bene nella presentazione, è una proposta di democrazia nell'era digitale. Non anticipo quello che è la presentazione, per cui calza molto. E perché poi nell'era digitale? Perché comunque lo stiamo presentando a Milano. Abbiamo fatto un evento simile a Torino, incontro con la Pendino, e il titolo era lo stesso. A Milano nell'era digitale, un po' provocatoriamente, perché Milano, come Torino, ha fatto un'esperienza di bilancio partecipativo, ma di digitale era ben poco. Per cui diciamo che oggi chiediamo un pochettino cosa vuol dire questo aspetto. Allora, che cos'è un bilancio partecipativo? Quanti di voi sanno cos'è un bilancio partecipativo? Alzate tutti la mano, dai. Mi date le due definizioni, così veloce? Qualcuno la vuole dare? I cittadini partecipano a decidere la spesa dove va messa. Ok, altro? Governance. Non siete team, siamo governance e cittadini insieme arrivano a un obiettivo. Governance è l'amministrazione. Come? La governance sarebbe l'amministrazione. Sì, intendo l'amministrazione, insomma, quelli che ci. Quelli che. Del comune piuttosto che di altre parti, però insieme, cioè già dall'inizio, dall'idea iniziale, insieme si arriva a un progetto. Ok, altro? Diciamo, tolte le spese fisse, si sceglie un budget, le spese non fisse, che lo decidono i cittadini come allocarlo e non, diciamo, i soliti immobiliaristi che comandano le città, no? Ma perché vuoi togliere le spese fisse? Va bene, allora, questa è una definizione molto 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 semplice. Iniziamo, guarda, avremo 3 livelli di presentazione. Iniziamo da questo aspetto, è una definizione molto semplice. Quindi è un processo di coinvolgimento della cittadinanza finalizzato all'organizzazione di interventi e azioni condivisi sul territorio. Da dove viene il bilancio partecipativo? Ve l'ho accennato prima, è nato nel fine anni 80 in Brasile, in concomitanza con la democrazia, l'avvento della democrazia in Brasile, dopo decenni di regime militare, costituzione cittadina scritta nell'88, nell'89 inizia la sperimentazione di quello che verrà chiamato bilancio partecipativo o orçamento partecipativo. E nella città di Porto Alegre, una città di 1,5 milioni di abitanti, quindi non stiamo parlando di comuni piccolini, nati come metropoli. Una pratica che lo vedremo poi nel dettaglio è stata portata avanti per anni e anni e anni con una partecipazione che via via cresceva, con dei risultati che via via diventavano molto più impattanti sulla
sulla comunità, sulla città, al punto da fare del bilancio partecipativo una delle migliori pratiche di governance urbana al mondo. Questo è stato riconosciuto da varie istituzioni internazionali, la Banca Mondiale, la ONU, e questo ha portato questa pratica a diffondersi nel mondo, come vedete, anche attraverso quelli che nel 2001 fino a, non mi ricordo più quanto tempo fa, era il Forum Sociale Mondiale, quanti di voi lo conoscono, hanno partecipato. Perfetto, questo è il sintomo che siamo in un'altra epoca, perché proprio nonostante si tratti del 2001, è proprio un'altra epoca, altre persone, soprattutto della sinistra, diciamo così, e del altermondialismo, non globale per intenderci, iniziato a partecipare a questi, a organizzare, a partecipare a questi eventi internazionali che si opponevano al World Economic Forum di Davos, quindi era appunto un controforum, non a caso il primo World Social Forum è stato svolto a Porto Alegre, i primi tre, e poi, come dice appunto Giovanni Allegretti, il ritorno delle caravelle, perché gli occidentali importano, dopo aver colonizzato il Sud America, in questo caso importano, le caravelle ritornano in Occidente e colonizzano, cercano di colonizzare ovviamente l'Occidente con questa pratica. E diciamo che il tentativo sta venendo bene, come vedete appunto da una mappa abbastanza aggiornata, non si vedono i numeri, però ci sono tantissime esperienze di bilancio partecipativo nel mondo. Questo per dire che non stiamo parlando di una cosa da Crellini, no? Stiamo parlando di una cosa che è riconosciuta a livello internazionale e sarà recentemente appunto ha ricevuto un finanziamento dell'Unione Europea. Ed è, non da ultimo appunto, paradossalmente, è arrivata anche negli Stati Uniti. Lo dico perché appunto gli Stati Uniti vengono appunto definiti come la patria delle democrazie, il bilancio partecipativo. Gli Stati Uniti sono forse uno degli ultimi paesi, diciamo, tra quelli delle democrazie moderne, ad sperimentare il bilancio partecipativo in maniera molto, molto interessante. In Italia, diciamo che l'approccio è paradossalmente speculare, quasi non dico speculare al Brasile perché non è la stessa situazione, però i tempi sono simili, perché il primo bilancio partecipativo viene datato al 1994. In una città, però in questo caso piccola, Grotta Male, che non è il caso delle regioni militari brasiliane, ma vedete che nella volta 2 ci saranno pulite, fenomeno pulite. Grotta Male fu commissariata per corruzione, quindi tutta il consiglio ha azzerato, e una lista civica che si chiama Solidarietà e Partecipazione si presenta, quindi slegata dai partiti sostanzialmente si presenta, e con un piano di governo partecipato. E caratteristica di Grotta Male, quello di Porto Alegre, parole che sono un po' ovviamente così, la caratteristica è che questa amministrazione ha governato, così come il Pentene a Porto Alegre, ha governato per più mandati consecutivi grazie a questa pratica che coinvolgeva sistematicamente la cittadinanza nelle scelte cruciali dell'amministrazione. Arriviamo ai giorni nostri per dire che si è avuto un break, adesso non è visibile graficamente, però c'è stato un declino intorno al 2005-2006 e poi riprende anche grazie a queste leggi regionali che hanno finanziato diverse pratiche e anche grazie a una professionalizzazione della pratica, cioè un passaggio da una pratica politica, ideologica, intesa come una pratica che porta avanti da una parte rispetto all'insieme, è resa un po' più una pratica neutralizzata, cioè una pratica trasversale promossa anche a livello accademico e dalla società civile. E arriviamo ai giorni nostri, appunto, dove le tre città un po' simbolo, possono essere Milano, Torino e Monza, perché sono le più grandi, perché se andiamo a vedere bene la slide successiva, diciamo che comunque questa è una piccola mappatura non scientifica, molto fatta nel tempo libero. Per sottolineare appunto come la distribuzione, come la nostra area Lombarda sia al centro oggi rispetto a quello che era il Lazio, l'Emilia Romagna, la Toscana negli ultimi anni, che erano i centri di maggiore sperimentazione dei bilanci partecipativi.
Allora, sono partito da una definizione minimale proprio per dire che ci sono diversi tipi di bilancio partecipativo. È difficile dare una definizione, è difficile individuare un modello specifico, come si fa un bilancio partecipativo, perché tantissime forme di partecipazione finalizzate alla realizzazione di interventi condivisi sul territorio vengono definite più o meno impropriamente bilanci partecipativi. E quali sono le differenze prevalenti? Potere. Bilanci partecipativi sono prevalentemente deliberativi, decisionali, i cittadini decidono. Molti bilanci partecipativi sono molti, in Germania ad esempio, sono consultivi, quindi i cittadini sono coinvolti in maniera consultiva per indicazioni, però la decisione ultima viene presa dall'amministrazione. L'oggetto può essere un tema, ad esempio le opere pubbliche, l'ambiente, piuttosto che l'insieme di tutte le aree di amministrazione. La dimensione può essere un bilancio partecipativo, solitamente possono essere fatti a livello comunale, a livello di quartiere, circoscrizionale, oppure a livello cittadino. Solitamente si fa a livello cittadino o con una cittadino ma con una differenziazione tra una suddivisione tra quartieri. Il budget. Il bilancio partecipativo è nato a Porto Alegre in maniera tale da far decidere i cittadini su tutta la quota per investimenti, quindi tolte le spese fisse, come diceva Max, tutta la parte legata agli investimenti, quella che ha una ciclicità annuale, quella che ogni anno finanzia le opere e acquisto di beni durevoli, viene decisa attraverso questo processo che vedremo per il funzionamento. Si tratta di Porto Alegre, una pratica che è stata sperimentata per 20 anni, per oltre 20 anni, per cui stiamo parlando di un processo che ha una sua maturità. Chiaramente quando si inizia una sperimentazione, se è un processo consultivo, è chiaro che si può coinvolgere i cittadini su tutto il bilancio, perché si tratta di chiedere semplicemente input. Quando c'è una dimensione decisionale, è chiaro che il bilancio diventa una quota, perché su quella quota si sperimenta la partecipazione e la capacità decisionale di un'intera cittadinanza. È chiaro che non si può far decidere tutta la cittadinanza in un processo sperimentale tutto il bilancio, chiaro? L'inclusione è inteso come modelli di bilancio partecipativo per i giovani, modelli che privilegiano l'inclusione delle categorie escluse, quindi magari le gruppi minoritari, piuttosto che bilanci partecipativi che utilizzano, che vediamo gli strumenti, per garantire maggiore inclusività l'online e l'offline, quindi internet assieme a quelle che sono gli strumenti tradizionali, i canali tradizionali, le assemblee piuttosto che le urne, le schede cartacee. E andiamo al processo che, appunto, essendo un processo, una ciclicità e può essere caratterizzata da questi elementi. Prego. Il budget sostanzialmente la maggior parte di bilanci partecipativi oggi riguarda una quota limitata del budget. Il comune dà a mettere a disposizione 100, 200, 1 milione, 10 milioni di euro e i cittadini decidono su quella parte del budget. Fermo restando tutto il resto del budget che viene deciso tra gli strumenti tradizionali, quindi dal consiglio e dalla giunta. Prego. Riferisco alla slide precedente a questa e a quella prima, perché non ho capito dove avevi detto Lombardia più o meno questa. Ecco, ma Milano lo consideri al centro, cioè quando mai hai fatto un bilancio partecipativo a Milano? La barzelletta di Sede? Certo, esattamente, però ha detto che i bilanci partecipativi sono tanti, sta ai cittadini e a chi li studia o li promuove dare un peso, ma il nome è bilancio partecipativo. Tanti bilanci partecipativi sono ben peggiori di Milano, ma si chiamano bilanci partecipativi. È una classificazione molto spannometrica e molto semplicistica. Però sta di fatto che, se noi andiamo a vedere il livello di definizione, è stato promosso con un bilancio partecipativo ed è un processo simile a quello che è stato fatto a Torino, che vi è stato definito bilancio partecipativo. Diciamo che le voci budget e voto sono, diciamo, l'elemento che li rende assimilabili al bilancio partecipativo. Però poi entriamo nel dettaglio più avanti. No, io volevo un attimo rispondere alla persona che diceva il bilancio partecipativo a Milano. No, no,
bilancio partecipativo è stato fatto lo scorso anno a Milano dal Comune, solo che hanno delegato una cooperativa per venire a, a presentare questo bilancio partecipativo dove ognuno di noi sceglieva un'area dove andare ad investire. Allora, facciamo così, abbiamo molto tempo per discutere, avremo proprio una sezione dedicata a Milano, per cui cerchiamo di entrare proprio nella discussione e poi in maniera da terminare prima e poi affrontare quello che ci interessa di più maggiormente. Allora, andiamo, questo un pochettino è il sintetizzato a livello grafico, quelli che sono gli elementi caratteristici di bilancio partecipativo, appunto la facoltà di proposte dei cittadini, la facoltà di progettazione, di trasformare proposte in progetti con budget e fattibili, è una votazione finale. Partire dal presupposto che Quartarena non è una votazione finale, quindi la votazione finale è diventata una caratteristica degli ultimi bilanci partecipativi. Per cui, passando dalla definizione più generica, che magari appunto includeva tutti, anche magari chi, anche Milano, per chi appunto non è dal bilancio partecipativo, questa è un po' la definizione che cerca di tagliare un pochettino, di sfrondare e dare una sostanza maggiore a quella definizione precedente. Per cui è un processo deliberativo, istituzionalizzato e ciclico, attraverso il quale i cittadini individualmente, attraverso le proprie forme di aggregazione, decidono direttamente sull'uso delle risorse in bilancio. Allora, vedete che in rosso ci sono dei termini. Ora, perché sono, diciamo, cinque elementi essenziali perché un processo del genere possa essere definito un bilancio partecipativo. Il primo aspetto è il carattere deliberativo, e per deliberativo non è l'aspetto decisionale, che è il punto 4, ma è la caratteristica di questo processo tale per cui i cittadini entrano in un percorso di informazione e di scambio, per cui la propria opinione iniziale si deve trasformare in qualcosa di diverso che è il frutto della maggiore informazione dello scambio con gli altri cittadini e con l'amministrazione. Quindi un percorso di opinion making, di costruzione delle opinioni sempre più informate e consapevoli. Per intenderci, un sondaggio piuttosto che un questionario non è un processo deliberativo, perché si fa l'aggregazione degli interessi e delle opinioni, non si mette le persone nell'ottica di un percorso di informazione e di scambio. Chiara la differenza? Ok, quindi un percorso che ha assemblee, che ha dei forum online piuttosto che degli spazi di deliberazione, di interazione online, si può definire già un processo deliberativo. Chiaro? Percorso che ha accenna molto la dimensione offline, in cui riduce il numero di persone, lo fa perché? Perché poche persone riescono ad avere una capacità deliberativa, si dice, maggiore, okay? Perché lavorano, si informano, gli danno dei report, devono studiare, chi ha fatto l'esperienza di Milano magari avrà vissuto alcuni momenti del genere. Ciclicità. La ciclicità è un altro aspetto fondamentale, che appunto rende il bilancio partecipativo di Milano qualcosa di diciamo borderline, perché la ciclicità è l'aspetto fondamentale. Il bilancio partecipativo non si fa una volta ogni tanto, una volta quando viene raggiunto un quorum, si raccolgono determinate firme, è una cosa che si fa ciclicamente, perché è un percorso cognitivo di apprendimento, e farlo un solo anno significa degenerare tutte quelle che sono dinamiche positive, le dinamiche positive di un bilancio partecipativo, cioè il fatto che io ad esempio il primo anno non partecipo perché non mi fido dell'amministrazione, del processo che hanno messo in atto, l'anno successivo mi accorgo che le opere dei cittadini hanno votato, sono state realizzate e partecipo, piuttosto che ho perso l'anno precedente, ma l'anno successivo mi organizzo meglio per cercare di portare avanti la mia proposta. Posso fare un'aggiuntina che magari la volevi dire tu, sì. Che a Porto Alegre il primo anno un quartiere si rifece le fognature e gli anni seguenti anche gli altri quartieri se le rifecero. Esatto, perché poi c'è una dimensione emulativa anche, no? E soprattutto perché una volta risolto un problema si passa a quello successivamente prioritario. Decisionalità l'abbiamo detto, e l'altro aspetto fondamentale sono le risorse scarse. Anche qui, rispetto a un referendum, il bilancio partecipativo è qualcosa di diverso, perché nel referendum si dice vuoi la pace, vuoi la guerra, per intenderci, e il bilancio partecipativo devi concretamente dire come vuoi la pace, cioè sostanzialmente nel modo in cui tu decidi di investire le tue risorse, stabilisci se vuoi veramente la pace o la guerra.
E le risorse scarse sono fondamentali perché sono alla base della conflittualità. Quando noi abbiamo poco spazio e poche risorse, ci facciamo la guerra perché abbiamo, ciascuno vuole più spazio, vuole più risorse per sé. Il fatto di dover decidere su risorse scarse cerca di, attraverso meccanismi democratici porta a cercare di trovare, a creare collaborazione piuttosto che competizione, perché appunto le risorse sono scarse e piuttosto che farsi la guerra bisogna trovare delle sintesi. Vado velocemente e questo è un po' la storia. Domande? Tutto piuttosto chiaro? Prego. Risorse scarse sostanzialmente, anche qui prendiamo il referendum. Se è a favore della, vuoi la guerra o vuoi la pace? Voglio la pace o voglio la guerra? Non sia la percezione di quanto costa la pace e quanto costa la guerra. Decidere su un budget ristretto porta le persone a fare un ranking, fare un ordine di priorità, cioè 10 cose sono belle ma non si possono fare tutte, perché dobbiamo decidere quale fare. Il budget è a monte di tutto. Le risorse scarse sono la base della politica. Allora scusa, per capire, c'è un budget, all'interno di questo budget io devo pensare una cosa. Sì. Non è che io ho un'esigenza e all'interno di questa esigenza decido che cosa fare e quindi chiedo un budget. Beh, questo è interessante, è un'ottima osservazione, perché è giusta la prima, perché le amministrazioni hanno un budget, per cui le esigenze che richiedono un budget devono essere sostenibili, devono essere realizzabili a seconda delle risorse che si ha. È chiaro che quel processo deve generare anche virtuosismo, cioè aumentare le risorse e ridurre le spese, però diciamo che comunque è il confine quello che genera il processo. Scusa Stefano, sì. La mia domanda è un po', scusa, forse vado fuori tema, un po' sul filosofico, nel senso sulle motivazioni per cui un'amministrazione decide di applicare il bilancio partecipato, nel senso, se già l'amministrazione viene eletta ed è in parte rappresentativa del suo elettorato, dovrebbe in teoria fare quello che per cui l'elettorato l'ha votato, il programma eccetera, perché a un certo punto nasce, forse la domanda che deve nascere, l'esigenza di dare questa quota di budget per le esigenze, scusami e finisco, le esigenze condivise dal territorio. Non è forse un palliativo? Allora, questa è un'ottima domanda, ti chiedo magari poi di farla dopo. Qualora non dovessi rispondere. Sì. Quindi un partito vince, un movimento vince e c'è un programma, quello che diceva questo signore di Luigi. Invece succede che in Italia, adesso lasciamo perdere il bilancio partito, 13 milioni di voti hanno detto no, che perde più dei voti che prende il PD che governa, però di questa gente qua nessuno se ne cura, cioè praticamente rasentiamo una deficienza democratica o l'antidemocrazia. Non è che a un certo punto succede anche nel bilancio partecipativo, dove un movimento fa un programma, poi magari vanno a votare 4-5 carichi per cambiare magari, che ne so, tra le energie rinnovabili o che ne so, i fossili o il bruciatore di Ficino deve andare con un certo modo in un altro, si organizzano le lobby e vai col bilancio partecipativo e buonanotte giocatori, scusi ma io faccio un po'. Sì, sì, ma sembra. Allora, perfetto, questo me lo sto segnando anche questo. Allora, la domanda che facevi è un po' introduce la seconda sessione di questa presentazione. Allora, perché un bilancio partecipativo? Allora, nella letteratura ci sono si indica. Io su, sì. 30 secondi. 15 secondi, volevo chiederti una cosa, circa la caratteristica ciclico. Ma questa è sempre applicabile, nel senso, uno, se i fondi finiscono, due, se il progetto votato nel precedente bilancio partecipativo non è stato ancora realizzato, ha senso fare un nuovo bilancio partecipativo? Ok, allora facciamo così, segniamoci, perché altrimenti non andiamo avanti, ok? Segniamoci tutte le domande, sapete che bisogno di carta ce l'ho? Allora, obiettivi, questi sono un po' una lista di obiettivi di quelli che la letteratura indica come i risultati del bilancio partecipativo. Vedete che ce ne sono tanti.
gli Stati Uniti appunto puntano molto sull'inclusione e la redistribuzione, Sud America sulla giustizia sociale, l'uguaglianza, in Europa si punta molto più sull'efficacia, sulla trasparenza, eccetera, eccetera, diciamo che c'è qua più della trasparenza. Questi sono tutta una serie di obiettivi che vanno poi a strutturare, ma poi a modificare, a incidere sul modello di bilancio partecipativo. Questo perché però vi faccio questa slide? Perché vi voglio dare una declinazione di bilancio partecipativo particolare e ve la andrò a spiegare. E ve lo spiego con questo esempio. Cosa vedete? Garofani. Garofani. Allora, trovate le differenze tra le garofani. L'evoluzione dei garofani. Metto gli occhiali. Ci sono differenze? No. Sicuro? Evidentemente sì, se no non le avrebbe. Ok, pare di no. Allora, la rosa di destra, di sinistra è la rosa che avete acquistato dal fioraio, quella di destra è la rosa che avete coltivato per mesi e mesi. Ci sono differenze tra le due rose? Beh, il valore che tu dai. Sono differenze? No. Come no? Il valore che fai è una cosa che hai fatto tu. Ok. Appartenenza, no? La rosa mia la sono acquistata. Ok, quindi c'è una differenza. E la differenza è, questa è un po' la base del bilancio partecipativo. Quindi perché fare il bilancio partecipativo? Ci sono tanti obiettivi e tanti pro e contro. Ma uno degli aspetti fondamentali del bilancio partecipativo, lo vedremo bene nella spiegazione del processo, è la dimensione relazionale. Cioè, avere come obiettivo quello di fare un processo non di coinvolgimento, come abbiamo visto, finanziato dalla tradizione di interventi e azioni condivisi, perché è tutto molto dinamico, poi interventi e azioni condivisi, ma semplicemente di un processo di coinvolgimento della cittadinanza finalizzato alla creazione di relazioni attraverso la realizzazione di interventi e azioni condivisi sul territorio. Le relazioni come obiettivo principale, e attraverso le relazioni puoi puntare a tutto il resto. È fondamentale perché per relazione si intende non soltanto gli scambi tra persone, quindi anche gli scambi di opinioni e la conoscenza reciproca delle persone, ma anche la circolazione di idee, di informazioni. Quando circola informazione è come se si creasse una relazione tra l'informazione, l'idea e la persona. Quindi vedete, le relazioni da questo punto di vista, tra persone e idee, e informazioni. E andiamo a vedere un po' come funziona. Ci vorrei spiegare adesso il processo che noi portiamo avanti, che abbiamo fatto a Monza e in altri comuni, declinato dal punto di vista delle relazioni, e vedrete perché è fondamentale il bilancio partecipativo da questo punto di vista rispetto a quella la forma di democrazia che noi conosciamo. Allora, iniziamo. Questa è una piccola mappa della nostra realtà. Una città dove le persone si aggregano o perché vivono vicine, non ci sarebbe una città e società se le persone non fossero in relazione tra loro, o perché hanno degli interessi condivisi. Quindi non solo la relazione geografica, la vicinanza geografica, ma anche la vicinanza anche di interessi. C'è questa duplice relazione che lega le persone, vicinanza e interessi. E ovviamente si crea, come immaginatevi la rete, si creano dei cluster, dei nodi, no? Dove attorno agli interessi e a delle zone si concentrano le persone. I comitati per il no sono questi, sono dei nodi. I quartieri sono dei nodi. Ciclopi è un nodo, ok? L'associazione in Copallina è un altro nodo. Questa è la nostra fotografia, ok? Allora, il bilancio partecipativo funziona in questo modo. C'è una prima fase in cui l'amministrazione cosa fa? Semplicemente informa. Io realizzo volantini, cerco di creare un sito internet, di diffonderlo tramite social network. Devo informare, devo dire alle persone che c'è qualcosa di nuovo. Perché? Al primo aspetto le persone non sanno, non conoscono un processo del genere. Ok? Devo spiegare cos'è. E quello, ad esempio, che solitamente si fa è distribuire volantini e appunto creare delle pagine dei siti internet. Quello che abbiamo fatto a Canegrande ha un principio che capovolgeva un po' la logica dei bilanci partecipativi iniziali. Cioè, la logica è se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Solitamente i processi partecipativi prevedono delle assemblee e una convocazione per cui i cittadini devono andare a partecipare a queste assemblee se vogliono decidere, incidere. Noi abbiamo fatto il percorso contrario, abbiamo detto che l'assemblea non viene nessuno. Per cui noi dobbiamo andare noi in maniera sussidiaria dei cittadini. Abbiamo fatto semplicemente delle schede, delle guide distribuite porta a porta assieme a delle schede perché i cittadini facessero delle proposte. E non contenti abbiamo messo delle urne sparse su tutto il territorio
perché i cittadini depositassero nell'urna la propria proposta. Dove? Che se caricate. No, dove le urne? Le urne, supermercati, al comune, farmacie, eccetera, eccetera, nei punti di aggregazione. Ok? Poi avevamo fatto un sito internet, una pagina Facebook, e sul sito internet l'opportunità di poter fare le proposte online e votarle. Ok? Quindi capite il principio, no? Per cercare di estendere quanto più possibile, includere quanto più possibile e portare ai cittadini queste informazioni. Ovviamente tra le informazioni c'era una guida e nella guida veniva indicato tutto il processo, perché uno degli aspetti che non ho indicato nelle slide precedenti è l'istituzionalizzazione, cioè il percorso di bilancio partecipativo deve avere delle regole chiare, definite sin dall'inizio, perché se non ci sono delle regole chiare